questo, ecco, siamo appena usciti dalla chiesa di Sant'Ignazio, ma passò poco tempo dalla beatificazione, anzi canonizzazione. Quanto tempo passò? La canonizzazione il 21 di ottobre del 51. La domenica successiva, il 28, hanno inaugurato la chiesa di Norbello. Infatti è la prima chiesa dedicata. Ah, quindi diciamo che una settimana dopo. Già in previsione. Sì, perché questa chiesa è stata costruita, è iniziata nel 48. Perché Norbello non aveva una chiesa campestre, quindi i norbellesi volevano una chiesa campestre e quindi hanno deciso di costruire questa chiesa. Di intitolarla San Pasquale. E in un primo tempo. San Pasquale, che era il protettore dei pastori. E invece poi si è saputo che Sant'Ignazio, la canonizzazione di Sant'Ignazio, e quindi hanno provveduto subito a fare una statua. Ecco, per opera di uno di Norbello, una statua in gesso, e quindi hanno intitolato subito la chiesa a Sant'Ignazio, dato che è con Santo Sardo. Certo. Stiamo vedendo una casa. La casa, ecco, finiva lì, e quindi è proprio una gran bella casa. Qui ci sono altri spazi, i servizi, la cucina, ecco, con il giardino al retro, ecco, qui si viene. Maddalena, da quando è stata costruita questa? Questa è delle prime. Tra le prime. Sì, poi gli hanno aggiunto un pezzo. Però questa è nel 51 hanno fatto la chiesa, sarà 52-53. Ecco, intanto i pellegrini visitano la casa, ecco, molto interessante. E oggi Norbello ci offre questo spettacolo dove appunto si viene qui a novenare a settembre. Tra le prime case, queste realizzate qua, proprio sul retro della chiesa parrocchiale, un'antica brazza. Ed ecco qua, il basalto. Trionfa. C'è anche chi si diverte appunto con le foglie.